guardi, glielo dico perché lo ha nominato lei prima, l'ho ripreso io, no? Lei sa che ho fatto battaglie contro il centro Olio, altre battaglie sicuramente importanti dal punto di vista ambientale, però lei sa che per esempio in provincia di Chieti si vuole istituire il Parco della Costa Teatina. Qualcuno dice che per 18 anni quel parco non si fa per colpa di Mauro Febbo e quindi non si farà per altri 5 anni sicuramente. Glielo dico il perché. Perché oggi quella pista che lei ha ricordato, che oggi tutti quanti vogliono, che molti dicono, io credo che sia sicuramente un volano per la nascita di un turismo diverso in Abruzzo, cioè migliore rispetto a quello che già c'è, che è importante, non si sarebbe fatta. Oggi io andare a programmare la gestione e l'affidamento di quella pista a privati, a pubblici, a chi lo vuol gestire, con il parco non ci riuscirei a farlo, perché il parco dà ricchezza, dà produzione, è diventato invece un vincolo, non ti fa fare più niente, è un no, non c'è un parco aperto che ti fa discutere, ma io lo capisco, perché se tu nasci come parco e hai degli obiettivi, cioè la difesa della biodiversità, la devi fare e quindi automaticamente costringe a non fare alcune cose, e io invece credo che così come avremo problemi sul Passo Lanciano, perché già il parco comincia a farsi sentire, non capisco perché non si può fare una pista, non si può fare una funivia nel rispetto dell'ambiente, ma ci mancherebbe altro, ma quelle popolazioni che ci devono rimanere a fare lì?